C'è un posto nella Valle di Latouille al quale sono particolarmente affezionato. Si chiama Colle di Bassaserra ed è vicino più o meno al Colle del Piccolo San Bernardo. Mi piace molto perché è molto selvaggio ed ha sulla parete ovest del Monte Bianco, proprio quella dove c'è lo sperone della Tournette. E ricordo che quando ero piccolo guardavo per l'appunto la parete e dicevo tra me e me, chissà se un giorno sarò in grado di scalarla, chissà se un giorno mi troverò lassù. Ebbene, negli anni successivi poi ho cominciato ad appassionarmi all'alpinismo, all'arrampicata, e così nel giro di 10-15 anni sono effettivamente poi riuscito ad andare a scalare lo sperone e la parete ovest. Ed è stata una bellissima emozione. Adesso mi si struggerà la mano. Sono venuto a conoscenza dello sperone della Tournette grazie a un vecchio bozzetto che avevo trovato su internet, se non sbaglio. Proprio perché la via di per sé è molto poco frequentata. Era una volta la via normale italiana e successivamente poi è stata abbandonata perché la via del Papa, ovvero quella attuale, è stata aperta, ripetuta ed è diventata la classica proprio perché è anche più facile tecnicamente. Ho scoperto l'esistenza di questa via e negli anni ho sempre pensato che se avessi voluto scalare il Monte Bianco, mi sarebbe piaciuto farlo proprio da lì, per il suo aspetto selvaggio, il fatto che è remota, che ci sono pochi passaggi durante gli anni e che quindi rendevano il tutto una vera e propria avventura. E così, niente, all'inizio di luglio io e Martina abbiamo deciso di prepararci, abbiamo chiesto un po' di informazioni, abbiamo guardato un po' su internet e abbiamo deciso di partire e andare ad affrontarla. Oggi ci aspettano 6 ore di avvicinamento al bivacco e domani altre 7-10 ore per la vetta e poi si scende. La salita su di lì. La via in sé, come tutte le vie che salgono in cima al Monte Bianco, è divisa in due. Il primo giorno si sale al punto di appoggio, in questo caso il bivacco Quintino Sella, e il secondo giorno si scala la via vera e propria fino in cima al Monte Bianco. In particolare lo sperone della Tournette arriva letteralmente 100 metri più in basso della punta del Monte Bianco, quindi praticamente sulla cresta finale. E il primo giorno si fa 7 ore, 7 ore e mezza di avvicinamento fino al bivacco, passando per la prima parte
parte sul ghiacciaio del Miage, praticamente facendolo quasi tutto fino alla fine, e poi cominciando ad arrampicare per diciamo tutta la parte detritica del ghiacciaio e prati e la cresta di roccia di sfasciumi finale per arrivare fino al bivacco. Before nothing you can compare to your neighborhood whore. Let's go without being disrespectful. Esplosa la minestra e vabbè, già si sapeva. Bene, che schifo. No. Killano Party. Che campo di giorno è oggi? A mezzanotte quindi si parte. Si parte e si va a affrontare lo sperone in sé. Ma per arrivare allo sperone bisogna fare questa prima parte di neve e ghiaccio, questa rampa di un centinaio di metri più o meno che arriva al colle. Poi dal colle si scende, si attraversa tutto il ghiacciaio che si chiama proprio ghiacciaio del Monte Bianco, ovvero quello che sta alla base dello sperone della Tournette e della parete ovest, si salta la terminale e si attacca lo sperone, che per praticamente quasi tutto il suo sviluppo è roccia mista a neve, roccia di dubbia qualità, diciamo, alternata a periodi dove proprio si sta sulla neve ghiacciata, quindi con la doppia picozza, e si va in progressione praticamente sempre in conserva. Il terreno non è mai difficile, a meno che non ci si vada a cercare grane, però si affronta praticamente tutta la via al buio, quindi è molto facile sbagliare. Noi siamo stati bravi e non abbiamo praticamente mai sbagliato, e quindi nel giro di 8 ore, 9 ore siamo arrivati poi in vetta, uscendo dallo sperone sulla cresta finale che arriva in cima al Monte Bianco. Eccoci, siamo arrivati al colle, quello è lo sperone che dobbiamo attaccare noi. Adesso passeremo il ghiacciaio e attaccheremo la terminale in qualche modo. Ma adesso ci vediamo. In arrampicata sullo sperone.
roccia un po' marcia, ma in qualche modo si sale su per di lì e niente. Dopo tanto ravanare, finalmente in vetta. In vetta. Arrivare in vetta sicuramente è stata una grande emozione, prima di tutto come soddisfazione personale, ma anche perché essendo una parete ovest non abbiamo praticamente mai visto il sole anche una volta che era, diciamo, sorto, e c'era un bel po' di vento, faceva molto freddo, quindi arrivare fuori in cresta è stato proprio un sollievo, e quindi potete immaginare che raggiungere la vetta del Monte Bianco dopo aver, diciamo, patito un po' anche la salita, è stato sicuramente molto bello. Infine, una volta arrivati in cima alla vetta del Monte Bianco, restava più solo la discesa da fare, che noi abbiamo effettuato per la via normale francese, e è andato tutto bene. Diciamo che una volta arrivato in vetta al Bianco, per le condizioni che abbiamo trovato noi, ormai la via era pressoché finita, pure il famoso couloir della morte era in buone condizioni quando siamo andati noi, e quindi anche da quel punto di vista lì non abbiamo avuto grossi problemi. E poi una volta scesi a Chamonix siamo tornati alla macchina in Italia. E dopo la conquista del Bianco, il rientro nel deserto. E giù a Chamonix. Ora a Chamonix sembra che la vediamo dall'aereo. Sì, sarà molto lunga ancora la discesa. E questa è stata la nostra salita. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e restate in attesa dei prossimi video, che spero arriveranno presto. Dipende dal meteo, no?